Buenas noches, amigos deportistas, bienvenidos de nuevo a Catalunya, siamo a Montmeló, questo è il Next Level Championship, questa è la Lupo Racing Team. Attenzione, Gufolandia, apriamo. Non avrei mai detto che Nicolò fosse attenzione. secondo, ma bravo. E Toni Mons. È lungi da noi aprire Gufolagna in questo momento, il nostro Nicolò Santoro che si è aggiunto al nostro team da poco, se non sbaglio, si sta facendo vedere Aragorn 42 e 7 abbassa ancora Bobanto sempre dietro 43 e 7, quindi gira un secondo più lento. Vediamo Furnari, credo non sarà un buon giro il suo, però vediamo Tony Mons con la scia di Eh sì, eh. Furnari se farà un bel giro 1:41 e 1, vediamo Nicolò Santoro 1:41,9, si mette 8 decimi di distanza. Quindi vediamo Alessandro Santoro che prende bandiera, vediamo dove si posiziona. Terza posizione per lui, vediamo la Maluca dove arriva. La Maluca Ottavo. è in fondo con penalità. Male, male, molto male. Otto Vediamo Gismondi. Carlo Magno, vediamo Gismondi ancora dietro, ma sta arrivando Carlo Magno, vediamo come si comporterà con la sua R8. Stringe molto bene l'ultima curva, esce velocissimo ma mette le ruote sul ghiaino e quindi niente da fare. Uno Nona passa Gismondi. posizione, Gismondi la perde, quindi vediamo come arriva sul traguardo e si mette secondo per 65 millesimi. Se non Adesso la gli ha giocato la perdeva, se pole. non la perdeva. Quindi ragazzi, siamo sulla griglia di partenza qui a Montmeló, qui in Catalogna per la categoria expert. Intanto spareggia Furnari, spareggia anche Gismondi. Tutti i piedi sull'acceleratore, stanno per accendersi i semafori. 5, 4, 3, 2, 1 allo spegnimento. Partirà gara 1 qui della categoria expert Next Level Championship. È iniziato con grande partenza di Tony Mons e di Damiano. Andiamo subito davanti e vediamo Gismondi che si affianca, prende tutto l'interno, vediamo se riuscirà a passare. Tori stacca molto lungo, ma c'è una toccatina. Attenzione perché va molto largo Tony, però riesce a mantenere la seconda posizione. Intanto Nicolò Santoro che rimane in terza con, attenzione, vedo largo Carlo Magno. Alessandro Santoro che viene battagliato e viene insidiato da Aragorn che si prende all'interno. Vediamo come fanno tutte e due la curva. Aragorn si mette all'interno, ma rimane lì Alessandro Santoro per la miglior trazione della GTR. E infatti si prende la posizione. Vedremo se riuscirà a mantenere la leadership di questa gara 1 oppure vedrà un Tony Mons che magari si è messo sotto a gestire, perché vedo che anche Nicolò Santoro è in terza, ma per il momento rimane lì, quindi vediamo se anche lui sta gestendo oppure no. Con la sosta abbastanza lunga che c'è, intanto provando vai box, ma era palese. Sono curioso di vedere, dopo do proprio un'occhiata al distacco, Nicolò Santoro di cosa guadagna. Ovviamente la gomma con una performance un po' più alta. Damiano sta soffrendo tantissimo, vediamo se riuscirà a proteggere per un altro giro oppure rientra. Infatti sta rientrando Sì, Longo, rientra e sì. quindi opterà sicuramente per una gommatura dura, mentre Tony prova l'overcut, vediamo se riuscirà a rimanere davanti per spodestare Damiano dalla prima posizione oppure no. Intanto continua anche Nicolò Santoro che sta disputando al momento una gara molto molto eccelsa. Tony Box e Nicolò continua, ci scommetto. Vediamo Tony Potevo tra i box, scommetterla. vediamo se rientra oppure no. Non rientra Nicolò e continua, si fa un altro giro. Secondo me lui la tenta per la morbida, potrebbe Se ne avere la parte di lui, sì. possibilità di giocarsi la carta della gomma morbida. Allora, Nicolò va a farsi il decimo, credo. Allora, Nicolò, vediamo perché Sì. sicuramente si può fare. Sì, si fa il decimo. Lui monta la morbida, credo, allora, sai, anche Alessandro. Però, Longo, Idem. non
dici, riusciranno a farsi durare 5 giri la morbida? Andiamo davanti, sì, perché Nicolò sta rientrando. Non fare errore, Nicolò, per favore, grazie. Esce ora. E monta la morbida, quindi 5, 6, 2 secondi gli era guadagnati. E adesso i giri di Nicolò saranno tutti on fire. Intanto teniamo d'occhio il gap, perché si è stabilizzato sui 7 secondi. Qualcosina guadagnerà, ci sono 4 giri e mezzo ancora da disputare. Vediamo se Nicolò riuscirà a fare lo sporco lavoro che gli è stato assegnato, quello di riprendere i due mostri lì davanti, cioè Tony Mons e Damiano Gismondi, che stanno facendo una gara incredibile. I due piloti della categoria Expert stanno girando molto bene, sono al pari, perché a parte qualche decimo di differenza, 42,9 per Tony, 42,5 per Gismondi. Vediamo come arrivano adesso sul traguardo. Sicuramente 42,9, 42,6, quindi si alternano i tempi. Intanto il gap scende a un secondo, Sì. E infatti li vede in lontananza, li vede sempre più vicini. Che Tony ha perso la posizione su Gismondi perché ha caricato molta più benzina, ecco perché. Ai box. È probabile che voglia spingere un po' di più, quindi ci può stare. Sì. Tanto molto cucito Nicolò qui sul cordolo di questo curvone lunghissimo a destra che porta poi al passaggio sopraelevato. Viola di 1,2 per Nicolò Santoro. Vediamo che guida sontuosamente, con ovviamente la mescola più performante che si attacca letteralmente all'asfalto e ti fa viaggiare come un TGV, come un Freccia Rossa. Sì. Sta anche ascoltando perché sta facendo i primi due giri in full savvy per non andare a bruciare la gomma subito, capito? Un conto la rovescia il suo, è da 8 secondi siamo a 5. Sì. A 3 giri. Intanto mezzo secondo di penalità per Alessandro Santoro e anche per Carlo Magno, quindi la Maluca può tirare un sospiro di sollievo e vedersi allontanare dalla R8 di Carlo Magno. Intanto dietro tutto tace, Aragorn in settima, sì. Bobanto in ottava, Speedy che guadagna una posizione su Carlo Magno. Su Furnari. Intanto sempre più vicini Gismondi e Tony Mons. Io Longo non escluderei una battaglia tra i due con una conseguente il terzo gode, quindi una conseguente conseguente avvicinamento di Nicolò Santoro al cospetto delle prime due posizioni. Infatti il gap è sceso a 4,6 a tramo in macchina con Tony per un attimo. Vediamo se riesce ad avvicinarsi ancora di più, tutti e due molto cuciti, leggermente sul verde tutti e due per prendere il miglior grip possibile, per tagliare il più possibile la curva. È un po' più largo il Gismondi, un po' più stretto Tony, però Gismondi comunque esce forte, non perde, non guadagna niente, ma sono sempre lì. Vediamo come staccano qui al tornante a sinistra, molto pericoloso, infatti traiettorie diverse, molto più cucito Tony, infatti si rifà sotto. Vediamo Damiano, mette due gomme sul verde ma non perde aderenza, esce leggermente largo, Tony la fa più cucito, ma uscirà molto più forte Gismondi. E infatti è così, si riallunga leggermente, prende mezzo decimo. Vediamo come arrivano qui alle curve veloci, tutte e due a destra. Attenzione Damiano, incredibile! Rischia di perderla, mette due ruote sulla ghiaia. E infatti cerca di spingere al massimo, prende mezzo secondo. Attenzione perché qui si accende la gara, prende mezzo secondo di penalità Gismondi. E quindi Tony può sorridere, sorride anche Nicolò Santoro che guadagna un altro secondo e mancano due giri. Attenzione Damiano, la perde incredibilmente, si mette all'interno Tony. Vediamo come la fanno. Dove sono andato? Sono andato troppo lungo. Sempre all'interno Tony e Damiano, Tony all'esterno, si scontrano leggermente, però Damiano tiene la posizione, gli sfregia Tony come per dirgli ehi, stai calmo. Infatti è lì, ne sta approfittando Nicolò Santoro. Vediamo intanto Tony che è il collatissimo francabollato al retro di Gismondi, che pagherà penalità in questo giro, in questo momento. E guarda dietro, si vede Nicolò Santoro che due ragazzi. Secondi e tre, mamma mia. Intanto sconta la penalità, si sconta a destra Damiano Maremma, ragazzi.
prende la posizione. Tony e Damiano rimane dietro, però è francobollato, come vedi non si perde tantissimo, è solo lì attaccato. Nicolo Santoro sta arrivando, però le gomme non lo aiutano in questo ultimo giro perché è molto 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 bassa l'aderenza dell'anteriore sinistra, raga. Quindi calma. Con calma, mamma mia, sono tutte e due un fire. Vediamo, sono attaccatissimi. Entriamo dentro un macchina con Damiano perché non gli vuole lasciare niente a Tony. Lo sta pressando Tony leggermente largo. Vediamo come esce. Damiano esce veloce anche Tony. Però sono lì, sono sempre lì. Longo, sono francobollati. Vediamo se protegge l'interno Tony. Ora si mette al centro della pista. Damiano si porta all'esterno. Andiamo fuori. Mamma mia, mette leggermente le ruote sull'erba. All'esterno Damiano, all'interno Tony. Vediamo come farà la curva. Mamma mia, attenzione, rischia di perderla Tony. Ma la terra è lì davanti. Damiano è sempre lì, non demorde, sta spingendo come un pazzo. Però guarda la benzina di Damiano, perché deve stare attento, perché se no rimane a piedi, rischia la posizione su Nicolò Santoro, che però è distanziato, non ha più gomma. Nicolò ha finito la gomma. Non ha più gomma Nicolò, peccato, peccato, attenzione, contatto dietro. E mamma mia, Damiano perde qualcosina, perde qualcosina Damiano. Tony si mette in distanza a spingere perché vuole vuole pressione dopo, te lo dico. Come? Mi misuro la pressione dopo perché qua ragazzi. Sì, ma devo misurare anche la mia. Tony, attenzione, è leggermente largo, ma anche Damiano non la fa molto bene questa curva, infatti il gap sale a un secondo. Vediamo se attenzione, mamma mia Tony, stavo per prendere penalità. Intanto Damiano non ha tantissima benzina, non è messo benissimo. No, vediamo, tempo, perché sennò ci rimette anche la seconda. Sì. Tanto Nicolò, che aveva recuperato tantissimo, adesso è a 5 secondi, non ha più gomma. E anche Alessandro non è messo benissimo, però possono stare tranquilli perché la posizione l'hanno saldata e l'hanno fatta loro. Intanto sta arrivando sul traguardo Tony Mons. Sulle mani per Tony Mons, che fa una gara incredibile, taglia il traguardo e arriva primo, secondo Gismondi con niente di benzina, finito la benzina sul traguardo. Sta arrivando Nicolò Santoro, gara incredibile anche per lui, bravissimo Nicolò Santoro. Grande gara anche per lui, grande gara anche per il cugino Alessandro, che comunque vada Carlo Magno, sì, Alessandro Santoro arriva sul traguardo in quarta posizione, bravissimo Carlo Magno, mamma mia, dalla penultima posizione, anzi dall'ultima posizione in quinta, direi che è l'MVP di questa sera.